Onorevoli, rieccoci qui, un nuovissimo episodio su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la missione paranoia di quello schizzato di Galatir, e ora dobbiamo riprendere in mano le nostre missioni della Gilda dei Maghi, anche perché da un po' che non le facciamo, e dobbiamo entrare finalmente nell'università. Quindi dobbiamo parlare prima con te. Ciao compare, che cazzo sei? Dai, dunque sono l'Arax di Cormaris, sono detto però ciao compare, cioè quello lui ha detto ciao associato, quindi al massimo si poteva sostituire se volevi dare una traduzione libera, caro associato. Ciao compa, come stai? Benvenuto all'università. Questo è il distaccamento napoletano. Cioè, no, dai, per favore, ragazzi, per favore, raccomandazioni. I have received recommendations from all the local guild halls in Cyrodiil. You've done well for yourself. You may now enter the university. Ciao piccolo Murloc. As a full-fledged member of the Mages Guild, I now also promote you to the rank of apprentice and grant you the robe of the apprentice. Yeah. Take a moment and try it on. Then we shall speak of what comes next for you. Quindi lui ci ha dato la veste da Harry Potter fallito. Volontà. Avete visto, ragazzi? Siamo nei Serpeverde ora. A parte le cazzate, vediamo di entrare nella Gilda. Ma c'è la lezione. Suppose that the runestones existed for whatever reason. And in whatever form, long però non mi escono le traduzioni. Suppose, however, that the power of these stones. Ma lui è mago studioso. Mm-hmm. Yes, yes, I'm sure you've got something exceedingly important to say. But the apprentice. Vattela a prendere in culo. I'm sorry, fellow magister, but I don't have time to talk right now. Ma vattene a fanculo pure tu. Continui il discorso, non si preoccupi. Più che altro voglio vedere se mi escono i sottotitoli per curiosità, per sapere di che sta parlando. Si è mutato. Porco Giuda. Pensavo avesse riniziato. I'm sorry, ma vaffanculo. Praxografia. Meno male che non è pornografia. E magari una maniera gentile per dire che è pornografia. Master Spellmaker Gaspar Steggin at your service. New spells, old spells, good spells, bad spells, they're all fun for me. Sono curioso di vedere gli incantesimi cattivi. Like it always did, but we... Ah beh, sempre roba, sempre solita roba. Questo è inutile, effetti. Che cazzo mi serve assorbire furtività? Dai! Evoca Ragno d'Edra, sì, 400, 300, sì, c'è un'altra vita. Riuscirò a fare una roba simile. Good day. Tu invece che cazzo fai di inutile? Orisian, Master Spellmaker for the Mages Guild. Guildsman only, of course. Città imperiale. What? There's a city out there you don't say. What good is it, eh? Dirt, horses, idiots, be my guest. Non è che te la tiri un attimo a due mani, eh? I've learned a great many spells over the years. Once you've learned them, you can use the knowledge to create your own. Vabbè, in realtà posso io poi costruire anche tutti i tuoi incantesimi. The roads near Anvil are safer now, thanks to Carahill and her guild hall. She's an example for us all. Ma vaffanculo. Let's do business. Tu scusami, bestia da soma. Effettivamente questa è tanta roba. Sì, ma... Infatti c'è 5 punti, 90 secondi. Diciamo che ci può stare anche, però già da qui 115, eh. Questo può essere... lo compro perché faccio vedere come funziona la creazione degli incantesimi. Notare degli incantesimi, mettete qui, ad esempio fate fortifica attributo. Velocità, lo selezioniamo. Grandezza, in che senso? Questo non ho mai capito, grandezza, aria e durata. Di 100, durata, già la durata, 4 secondi. Magari mettiamo i 50, va? Di 3. Proviamo così.
50 cosa, quello è il problema. Comunque così si creano incantesimi, voi pagate e vi dà l'incantesimo. Ora non ci conviene farlo perché la nostra mana è bassa, quindi siamo relegati a un umilissimo 100 di massimo mana disponibile. Abbiamo 100, quanto ne abbiamo? 104, anche peggio. Quindi non ci conviene farli ora. Qui vediamo un po' che abbiamo. Prima di tutto posso rubare tranquillamente. Ma sì che posso. Che figata. Dei piatti d'argento inizio a sequestrarteli che mi servono per casa. Poi mi servirebbe anche un set intero di... guarda qui sono anche... diciamo che sono quasi in ordine di grandezza. Tutti gli stessi manuali. Bassi d'argento sono sempre belli e utili. Brocca e piatto miei. Quello che mi manca onestamente sono più le cose, come si chiama? Tanto io i sali li reputo sempre molto fighi. Mi mancano le... non mi viene il termine. Gli strumenti da alchimista, ecco cosa mi manca. Tutti, perché non li ho presi, in più mi servono quelli da Gran Maestro. Abbiamo gli archivi mistici, che sono praticamente la libreria, solo che la cosa triste è che in realtà è una piccolissima libreria. Cioè, onestamente, eretici moderni, uso le idee dell'impero. Vabbè, poi tra l'altro, già facevano schifo la libreria imperiale, figurati l'università. Gilda dei guerrieri, prima edizione, mia minchia. Manimarco, re di vermi. Questo è importante. 16 pagine. Puttana Eva. Tu! Tamina, this is my mystic archives. Keep it neat, keep it quiet. No eating in the stacks. Come cazzo fai a mangiare tra gli scaffali che è tutto attaccato? Cioè, non è che dici una libreria, stanno le file di scaffali. Too big for me. Loud, dirty. Clowns, fools, brutes and thieves everywhere. I want to throw my gold away. I just dump it in Lake Rumara, save time. Perché siete tutti così sfigati The Mystic nell'università? Vi Archives have giuro, a ragazzi, large all'università collection of non si è books. normalmente Look così around, sfigati, and anzi. you may learn a thing or two. Not Insomma. only has necromancy been banned from practice in the main. Ah, questo già non lo dici. Be seeing you. Quindi, in generale, sì, no, speravo di libri diversi, però vedo molti simili. Quindi vabbè, qua ci devo venire comunque a fare una ripulita generale. La luna del negromante, qual è il libro di missione? Qual è il libro di una missione? Quindi prendiamo il pezzettino di oro e andiamo a vedere sopra. In realtà l'università è molto più piccola di quello che Getting into. sembra. E... Yes, I'm Boderi Ferrano, Mage is Guild. You want advanced training in mysticism? I think I can fit you in. The Rumorso? Mage is. No, vaffanculo. Other arcane trainers in the city? Just one, Dovin Aran, in the Market District. Tu riesci a insegnarmi Knowledge is qualcosa? power. No. Quindi pace. Take care. Varietà di idee, trasoliti, libri, giardini, pensi, l'ultimo dei re a lei, così. A buffo, che poi quel libro fa parte anche di un'altra missione. Però quella la vedremo più in là. Quando finiremo direttamente. Tutti selvaggi, ponti liminali. Beh sì, alcuni libri qui effettivamente di interessanti ci sono, onestamente. Quindi dice, che cazzo sono questi? Dente di orco. Ah, dente di orco, cioè di ogre sarebbe. Infatti li vedevo e dicevo, ma che cazzo sono quella roba? Ah, l'hai evocato tu, va bene. Prossimo edificio dovrebbe essere quello dell'incantamento. Sì, no, stanze dei maghi. Che cazzo è? Il dormitorio. E il dormitorio. Come se la teca difficile mi blocca, ma mi faccia il favore proprio. Guarda che carini quelli che sono minuscoli. Tutto mio, l'argenteria. Ormai sono arrivato a un livello di pezzentaggine pauroso. Rubo le cose d'argento, è veramente imbarazzante, onestamente è imbarazzante. Nir mio. Quello di Sant'Alessia, ma che cazzo se ne frega? La città imperiale, che cazzo se ne frega? Datemi qualcosa di bello, di unico, di succoso!
Voglio ricompense degne del mio nome. Immaginate quegli sfigati che vengono ad abitare qua sotto. Immaginate voi a studiare in camera insieme ad altri quattro stronzi. No, altri tre stronzi. No, quattro stronzi. Nello scantinato. Come cazzo fai a studiare? Cioè, qui ci vieni solo a dormire. Anche perché, presupponendo che c'è luce, però è sempre la fioca luce di una candela, è tremolante, fastidiosa. Grazie a Dio che non sono nato a Tamriel. Perché sì, ok, onestamente, il mito, la guerra, l'eroe, tutto può sembrare. Ma che perché? Perché è così enorme questa cazzo di scaffale? Dicevo perché, ok, può sembrare bello, divertente, perché dite, vabbè, siete nel mondo fantastico, di qui, di là. Però il fatto che ci sia un solo eroe e il resto delle persone fanno una vita di merda, mi fa capire che. È bello, sì, ma se sei l'eroe. Se no, la tua vita sarebbe di merda. Quindi no, non sarebbe bello, secondo me, vivere nell'universo di Tamriel. Sarebbe molto meglio vivere nella nostra realtà. Che per quanto azzardata, storta, funziona. E qui non ci poteva entrare di regola. Ma noi ci entriamo perché me ne sbatto il cazzo delle regole. Perché poi, beh, non ci posso entrare, ma posso fregare la roba. Come funziona? Poi ho preso una pera, ma in realtà le pere non mi servono. Mi servono le perette. No, dai, questo sto scherzando, ragazzi. Sto chiaramente scherzando. Poi rompete il cazzo. Cioè, non voi. Persone potrebbero. Questo mi serve. Persone potrebbero rompere il cazzo. Segnalare di qui di là. Le patate mi servono anche. La carne di cinese ve la mangiate cruda. Che cazzo di bestie siete? No, comunque, perché se lo stessi chiedendo non esiste quella cotta. Bene, possiamo tornare giù. Non c'è nulla di interessante. Ah, you must be the Arcane University's newest addition. Oh, che carino, sono già molto più cordiali. Non sono come le guardie normali che cangiano proprio i coglioni prendendoli per il culo. Argento. Reynald Viernes. I'm the practice room proctor. No horseplay or foolishness. This is for serious exercises. Città I imperiale. like to walk. You can walk for hours in the city. Always something to look at, someone to talk to. Oh, che bello, una persona sana, quantomeno. I can't believe a Mage's Guild associate was found dead. I rumor ormai non li ascolto più, a Goodbye. voi che dite sempre le solite I'm cazzate. sorry. Ma vaffanculo pure tu. Kiesh. E il Kiesh non fa mai male. Io mi devo ancora riprendere dalla spesa della casa, porca puttana. Anche è vero che non stiamo facendo missioni dove dobbiamo affrontare nemici con armature particolarmente forti, perché, cioè, diciamoci onestamente, così si guadagnano soldi. Gilda dei guerrieri, abbiamo guadagnato un botto di soldi, principalmente grazie alle armature della compagnia. Sapete la compagnia del sole, ma quelle li trovate al mare. dicevo della compagnia Blackwood della Hello Foresta there. Nera. E minchia, cazzo sei? Welcome to the Chironasium. Can I help you? Città imperiale? Enchanting city, real Eiffel, just walk and gawk. Stroll along the greenway and around the palace. Ok, fine. You too. Qui possiamo incantare le armi, stesso procedimento, non so, metti questo, aggiungi gemma. In realtà sarebbe divertente provare a mettere la gemma di azzurra. Però credo che qui ce la mangia la gemma. Non dirmi che l'hai fatto. Non dirmi che l'hai fatto. Ho premuto esci, ragazzo. Non dirmi che me l'hai fatto. Ah, ok. How Grazie are you? a Dio. Martina. Martina Florin, Minchia! Master Da Enchanter of dietro eri Chironasium. appena una ventenne. Davanti ne hai Welcome to the guadagnati almeno 30 Chironasium. di anni. Enchanting, isn't it? Ok. Always keep your magical Beh, sì, equipment. qui ricarica. Ah. Equipaggiamento. Arti oscure processate. Ma prendi tutto che ci fa comodo. Gemme dell'anima. Stiamo diventando un monnezzaio. Veniamo noi, iniziamo a fare furti. Così appena entrati, subito un calcio in culo ci sbattono fuori. Cosa sono? Hi there. Gemme What's dell'anima. going Voi on with siete you? I heard scemi. people saying they ran into goblins around here not Ma long questo ago. qua. I Questa can't scodella è stand those things. numerata.
Avete fatto caso, ragazzi? Ma è normale in tutte le cose. Sì. E sarebbe 13. X111 13. Oh, non ci avevo mai fatto caso. Questa la prendo perché, boh, ricordo, è la prima volta che ci faccio caso. Chissà perché c'è proprio il numero 3. No, non lo sto aprendo. Perché sei scalza? Cazzo, è una specie di feticismo che hai. Ok, non mi vede. Quindi ora posso entrare tranquillamente. Tac. Pere non mi servono, ma se mi serve il piatto d'argento. Nulla di tre. Le more. Mora. E ancora mora. Peccato che io preferisco le ricce chiare. Se vi state chiedendo gli... che merda, potevano essere in scala, la facevo una più grande, invece no. Dicevo, se vi stavate chiedendo gli... Mi fai finire la frase o vuoi far succedere qualche altro evento paranormale? O in realtà glitchato? Sì, le ibride in realtà sono molto glitchate, guarda là. Tac. Ma che cazzo, quindi pure i piatti piani sono numerati di peltro, sempre con il 13. Sarei proprio curioso provare a capire il perché del 13. Guarda, una mano sopraffina, riesco a togliere i piatti senza far, diciamo, senza togliere la roba da sopra, proprio lo assorbo. Questa solo un maestro ladro come me riesce a fare certe robe. Grazie tesoro, però mi piacciono quelle più giovani. Andiamo avanti, guarda qui che bello, ci sono tutte le varietà di fiori, credo. Tutte no, però buona parte sì. Un saccaccio di funghi. Quartiere generale alchimia, che cazzo è? Già Murloc hanno veramente un vizietto nel scrivere cose strane. Sarebbe utile se mi vendi roba da maestro, ma dubito fortemente che tu lo faccia. Sali di gelo raffinati. Questi non si trovano spesso. Anzi, sono molto rari in realtà. Good day. Buona giornata a te, signorina. Nirnrut, per curiosità. No. Che cazzo era? Strikingly beautiful. If you find yourself in Skingrad, drop in on the alchemist Sindarian. His speciality is plants, and I bet he could. Vabbè, bla bla bla. Rumors. The Mage's Guild runs more or less. Nulla di che. I'm sure there's something. Allora, lei sicuramente vende un saccaccio di roba, ma non quella che ci interessa. If you come across any unusual ingredients in your travels. Che altro perché speravo che veramente ci vendeva attrezzatura per come si chiama? Per fare pozioni di livello gran maestro. Lo so che è difficile da trovare, Murlo, però noi ci tentiamo. Non essere pessimista. Più che altro che onestamente nemmeno mi sono impegnato a farlo, perché l'alchimia non è una cosa che onestamente mi fa impazzire, è un sistema non necessario. Non è quella cosa semplice e immediata che tu dici, beh, visto che ci siamo, mi specializzo nell'alchimia così riesco a farmi le pozioni. In tutti gli Ender Scrolls, dal Morrowind, perlomeno sempre, quando mi riferisco a tutti gli Ender Scrolls intendo sempre tutti quelli che ho giocato, quindi da Morrowind, PS lo potete trovare sul canale. Dicevo, in tutti gli Elder Scrolls che ho giocato non c'è mai stato effettivamente quel momento dove ho detto, beh cazzo, qui mi serve tirare su alchimia per fare pozioni. È stato sempre più un, ah, devo fare, mi serve alchimia per far salire qualche attributo principale. Salviamo le gemme dell'anima, te le rubo come sempre. Infatti comunque una bella visitina a la Gilda. Greetings and salutations. Non con te, con te. We come to the real work at last. Ok. You have no doubt seen some of the worst the guild has to offer. As much as we try to hold mages to a higher standard, they are
only human. Ma signore, tu li consideri al di sopra degli esseri umani? What I hope you see is that while the guild can be disjointed and misused, it can also achieve some wonderful things. Now you have an opportunity to engage in more meaningful tasks and continue with your advancement through the guild. Ok. Parliamo di progresso? You do not yet qualify. Ma vaffanculo. Gilda dei Maghi. The Arcane University has been here for nearly as long as the Mages Guild has been in Cyrodiil. It has been our home for ages. Ok, compiti. Before you can begin work for the guild, you'll need to do something for yourself. Il bastone, fammi indovinare. Every mage carries a staff. It is crafted and enchanted by the guild and is a symbol of status. You need such a staff. Ok, parlami del bastone del mago. The wood used for staves comes from a grove to the northeast of the Imperial City, near Wellspring Cave. Several mages tend to the grove and should be able to assist you. Speak with either Zarasha or Illette when you arrive, and choose wisely. Bastone mago. Wellspring Cave lies to the northeast. Ok. E compiti. You have your task. Acquire wood for a staff. Sì, sì, vabbè, questo lo sappiamo. Per curiosità... No, col cazzo, non riesco a fare nessuno di questi. Rieccoci, quindi. Dobbiamo fare il nostro bel bastone. Ora, rimettiamoci l'armatura seria, basta fare le cazzate col mago, e poco ci interessa. Che poi è triste il fatto che mettere la tunica da sopra faccia sparire... le armature da sotto, perché ad esempio io ricordo che in Morrowind voi potete mettere tuniche sopra l'armatura, magliette sotto l'armatura. Certo, se ne poteva abusare un po' di questa roba, perché dal momento che tutte le robe si potevano incantare, voi potevate creare un super personaggio, cosa che io non ho fatto perché significa rompere il gioco, onestamente. Voi vi incantate tutte le cose e diventate assurdamente immortali e forti. Non ha proprio senso. Proprio l'hai ucciso così. Fendente diretto. Che cattiveria. Ah, non dobbiamo andare al forte, giustamente, perché pure coglione. Dobbiamo andare alla grotta più avanti. Quindi, dobbiamo andare a creare il nostro bastone. Orsi, che è meglio evitare, tanto che cazzo ce ne frega. Fonte perenne. Ok. Andiamo a vedere cosa c'è. Allora, dovremmo trovare maghi. I maghi. Però qualcosa ci dice che qualcosa è andato storto. È morto, devo scoprire cosa è successo. Beh, non è molto difficile, onestamente. Quindi... No, non è amico, per un cazzo. Pensavo voleva dire qualche battuta, però dai, è abbastanza chiaro quello che è successo. Bastone tempesta e mazza da Edrica, ma vieni qui, iniziamo di nuovo a fare i big soldi. La veste del necromante è inutile prenderla, tanto sarebbe abbastanza superfluo, non vale un cazzo, e fidati ora di necromanti, ma ne ammazzeremo un bel po'. Non in questa missione. In tutto il circolo delle missioni. Shh, non l'hai visto. Non l'hai visto. Non hai visto nulla tu. È bello che hanno sempre un sacco di incantesimi questi negromanti di merda. Quello che dovevo vedere è... Ricarichiamoci un po' l'arma. Perché teoricamente non dovrebbe funzionare. Però se riusciamo sarebbe molto interessante provare a... catturare un'anima di un uomo. Però ci servirebbe una... Tutto finisce prima che inizia. Dicevo, sarebbe interessante però raccatturare l'anima di un uomo. Però ci servirebbe una... pietra nera. E non so se funzionano effettivamente. Perché ad esempio so che i negromanti le usano. Però diciamo non so a che titolo le usano, diciamo così. C'è una roba, eh. Qui è chiuso, ok. Perché suppongo che quel tunnel che abbiamo visto non fa nient'altro che girare in tondo.
Quindi usiamolo unicamente per esplorarlo, vedere se c'è qualcosa, dubito fortemente, comunque. Appunto. Momento. Cazzo, a me cominciano a uscire le zanzare, non so se è normale. Che fuori fa un freddo boia, però qua ci sono le zanzare. Lo so, Murloc, che sono al sud, quindi è normale che arrivano prima, però che cazzo. Un'altra bella mazza da Edrica. Pozione. Non so perché i maghi hanno la fissa con le armi contundenti. Fateci caso, in tutti i giochi fantasy, pseudo fantasy, c'è sempre questa fissa dei maghi con le armi contundenti. Proviamo un po'. Ok, anch'io usavo in D&D, quando giocavo a D&D, un mago con la mazza, ma non so il perché lo facevo. Lì si è afflosciata così. C'è un bel salvataggio, lei sembra pacifica, però noi ci vicino intenta a parlarci, ma dubito. Ma giocatelo un cazzo! Ma non sono una donna, la smetti! Ma vattela a prendere in culo. Aia! Ti prego. Ok, uno è andato. Non fanno male, ma sono molto fastidiosi. I necromanti che mi hanno teso un'imboscata sono stati sconfitti. Devo trovare del legno per fare. Ah, c'è lui. Ah, ok, bene, ora abbiamo uccisi. Però ci serve il legno per il bastone. Tipo, hanno. I necromanti hanno attaccato una base. Una base, come si chiama? Della gilda dei maghi. No, quello è una cosa così secondaria, un accessorio, insomma. Eletta. Ho trovato Eletta, è morta. Devo scoprire cosa gli è successo. L'abbiamo appena scoperto, ti direi. Tu hai dell'oro. E non mi dispiace. Bastone incompleto. Questo basta? Spero di sì. Fammi salvare, ragazzi, ancora. Poi si scopre di no. Comunque siamo in quest'isoletta al centro, che in realtà credo che tutti più o meno una volta hanno provato ad avvicinarsi, però non vi fa arrivare qui, per il semplice motivo che ha la scogliera strapiombo. Quindi se voi ci venite, semplicemente non potete accedervi. Cioè il vostro personaggio prova a salire, ma non riesce. Quindi vediamo di andare a parlare con il nostro amichetto. Eccolo qua. What? Necromancers? Come fai a saperlo? Non te l'ho detto. It sounds like there are an awful lot of problems at the Bruma Guild. Ma chi se ne frega? Eletta and Zarasha dead. Già. I can't believe it. Ma invece credici? They've never been so bold before now. Always hiding in the shadows, staying away from the guild. What could have prompted this? I'll need to speak to the council about this. Thank you for relaying the information. Now tend to your staff and your wounds if necessary. Delmar at the Chiranesium can help you with the staff. See him right away. Ok. Now that you have the... you shall have. Quindi vogliamo velocemente dal nostro amichetto. Ah, you must. Speriamo che sta ancora. E non stia dormendo. Sta dormendo. Porco giù. E lo andiamo a svegliare, ce ne freghiamo il cazzo. Signori, non ho tempo per aspettare. Welcome to the Chiranesium. Can I help you? Sì. Bastone. Ah, yes. This is a big step for you, friend, whether you know it or not. Now you'll need to decide what sort of staff you're looking for. Something that fits you and your abilities. Shall we begin? Vada. Enchanting staves can be a tricky business. Only certain spells will be truly useful to you, so I'll narrow it down some. Let's start with the school. Which appeals most to you? Destruction, illusion, or mysticism? Ti direi mistici, cioè in realtà no. Però sì. There are three things I can enchant the staff with. Soul trap, telekinesis,
and dispel. Ricominciamo. Your choice is distruzione che very mi dai? Well. You have three choices for what type of damage you'd like it to do. Fire, frost, or shock. Ricominciamo, parliamo di illusione. There are three options for illusion magic. They are charm, paralyze, and silence. Which would you like? In realtà paralisi sarebbe interessante, però in realtà il bastone non lo useremo quasi mai. Quindi prendiamo un incantesimo anche carino che potremmo usare qualche volta giusto per rompere il cazzo come telecinesi. The staff will allow you to manipulate objects normally out of your reach. A handy and often amusing spell. Is this what you'd like? Sì. Perché parli? È questo che vuoi? Right. La mia è stato molto sonoro, però il suo era meno sonoro ma molto profondo. And I'll have your staff ready. Che inquietante detto così. Immaginate se voi fa ok, vieni domani, ti farò trovare il bastone pronto, tutto incantato e scartato. In che senso? Cos'è un invito? Un doppio senso? Questi maghi, guarda, nepotismo sessuale, ve lo dico io ragazzi, altro che. Comunque aspettiamo 24 ore, praticamente lo dovremmo trovare a dormire, di nuovo. Good e ben venga così, ah no, sì, così, perfetto. Welcome to the Chironasium. Bastone. Yes, it's all finished, it's in that cupboard back in the corner, I hope it serves you well. Missione completata, il bastone del mago. You too. Ok, e qui? Sì, questo mi riprendo anche. Quindi abbiamo il nostro bastoncino telecinesi. Che insomma può fare delle robe, ovviamente siamo a distanza. L'autofatto ci può permettere di individuarli. Ed è in realtà molto utile come roba. Però se io tipo salvo. Come vedete... posso trasportarlo in giro. Il problema è che non posso avvicinarlo. Perlomeno così sembra. Posso solo farlo strisciare. Bene. Qualcuno mi... Greetings to you. Mi stacca il piatto, signorina. Posso... grazie. Vabbè. Fatto ciò, signori, comunque sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio.